Ben trovati per chi è arrivato soltanto adesso. Io sono Marco Renzi e sono un giornalista come voi e mi occupo dell'organizzazione di Digit. Poi stamattina ho fatto anche due chiacchiere per sostituire Sergio Ferraris che non ha potuto partecipare. Questo signore accanto a me, il professor Mario Rasetti, che ora ci illuminerà dalla sua postazione, ma soprattutto dall'alto della sua preparazione non indifferente, su questioni che, come vedete dal titolo, stanno a metà strada fra quelle che sono le logiche dell'intelligenza artificiale, di cui abbiamo parlato anche stamattina, e invece le nostre specifiche dinamiche di persone e di uomini di questo tempo e di questi luoghi. Quindi io cederei tranquillamente la linea e la postazione al professore e vi auguro un buon proseguimento. Grazie Marco, buonasera a tutti. Io vi chiedo scusa, devo parlare col microfono praticamente in gola perché non ho voce. Per me è un piacere, un onore essere qui perché voi siete un pubblico qualificato e probabilmente più sensibile a cogliere le cose di cui vi voglio parlare. Ciò di cui vi voglio parlare ha a che fare con questa rivoluzione che è in corso, che è la rivoluzione digitale. Una rivoluzione che sta cambiando letteralmente la società nelle sue radici più profonde e forse se riusciste a abbassare queste luci perché non c'è abbastanza contrasto. Una rivoluzione nella quale ciò che sta succedendo è che è come se il pianeta stesse costruendo un suo cervello autonomo. Se voi ci pensate un momento. Buona domanda. Se voi ci pensate un momento, la nostra non è più una società di umani, è una società di umani allargati, di umani le cui capacità di relazioni, di accesso alla conoscenza, di operatori nella società stessa sono enormemente aumentate dal fatto che noi ci portiamo dietro tutti delle protesi digitali. Abbiamo tutti in tasca un cellulare, abbiamo tutti nella borsa un iPad, un laptop, cose di questo genere. E quindi diciamo, quello che sta succedendo è che il pianeta sta costruendosi un cervello che è in qualche modo costruito dalla sinergia collettiva dei cervelli umani, ma soprattutto da questa rete di connettività impressionante con la quale oggi noi abbiamo a fare. Questo, attenzione, io queste mie presentazioni PowerPoint le uso spesso semplicemente come una tappezzeria di fondo, non preoccupatevi di leggere tutto quello che c'è scritto. Ma guardate, il numero uno è l'anno 2015. Noi immaginiamo, non immaginiamo, facciamo le proiezioni con degli algoritmi predittivi intelligenti, che entro 10 anni succedano un numero di cose incredibili che io vi voglio raccontare. Cose che metteranno in crisi buona parte dei nostri valori e ci costringeranno a delle scelte molto complesse. Che sono scelte etiche e che stanno portando il pianeta globalmente a combattere quella che è la, per usare una metafora giornalistica, appunto, è la madre di tutte le guerre, solo che è una guerra etica, è una guerra in difesa dei valori della nostra civiltà. Ed è come se noi ci muovessimo, questa è una rappresentazione ovviamente schematica. È come se noi ci muovessimo in un paesaggio che finora è stato molto regolare, quasi piatto, e improvvisamente
ci troviamo di fronte a una cosa di quel genere. Allora, se siamo sciocchi, andiamo diritto e piombiamo con una crisi verticale. E credetemi, io lì l'ho chiamato feudalesimo 2.0, ma non è soltanto uno slogan. Ma se invece siamo saggi e riusciamo a deviare, a seguire la linea azzurra, possiamo arrivare a qualcosa che vorrei chiamare la democrazia 2.0. Quindi questo è il, come dire, il quadro del quale ci stiamo occupando. Voi sapete che a questo quadro corrisponde una realtà economica di fondo incredibile. Ci sono grandi corporation, soprattutto aerospaziali e naturalmente telecomunicazioni, oltre che quelli che costruiscono computer, che stanno investendo un numero incredibile di miliardi per coprire letteralmente il pianeta di una rete di comunicazione che non ha precedenti, che saranno le autostrade della comunicazione del XXI secolo. Questo farà sì che nei prossimi 10 anni, appunto, succeda un fenomeno sul quale io vi invito a riflettere, perché non ho una risposta. Che è questo: in questo momento nel pianeta ci sono 7,2 miliardi di persone. Quello che forse non sapete è che ci sono, di questi 7,2 miliardi, 5,1 miliardi posseggono almeno un cellulare. Questo ha dei risvolti molto importanti, molto buoni. Per esempio l'Africa, che non ha avuto le risorse per tendere migliaia e migliaia di chilometri di filo di rame per usare il telefono, invece col cellulare lo può fare. Infatti l'Africa è una fase di redenzione importante. Ma la cosa sulla quale vi voglio invitare a riflettere è questo. Oggi circa 2 miliardi e mezzo di persone accedono a internet. Nell'arco di 10 anni ci aspettiamo che accedano a internet oltre 3 miliardi di nuove persone. E lo faranno sempre più facilmente, perché saranno disponibili cellulari a costi sempre più bassi, saranno disponibili dispositivi facilmente accessibili. La cosa sulla quale vi invito a riflettere è questa. Noi siamo arrivati a internet attraverso un nostro percorso che ci ha visti, innanzitutto noi siamo arrivati a internet vedendo le prime cose in caratteri verdi tremolanti sullo schermo nero, poi l'abbiamo visto evolvere con immagini di sempre migliore risoluzione, velocità di accesso sempre più grande, possibilità di vedere film in alta definizione sempre più grandi, e dal punto di vista culturale ci siamo arrivati passando da libri, giornali, radio, televisione e così via. Questi 3 miliardi di nuove persone arriveranno, invece troveranno l'alta risoluzione, l'alta velocità e così via. Ma ancora non è questo il punto al quale voglio arrivare. Di questi 3 miliardi di persone, 1,2 saranno analfabeti. Allora la domanda da porsi è: che futuro ci dobbiamo aspettare da questo? Perché uno che è un utopista e sognatore come me vi dice: ah, che cosa meravigliosa, 1,2 miliardi di analfabeti potrà avere accesso ai più grandi maestri, ai più grandi filosofi, ai più grandi scienziati, ai più grandi letterati, e l'intelligenza artificiale permette loro di accedere addirittura nella loro lingua. Uno potrà ascoltare le lezioni di Edgar Morin
in lingua bantù, no? Meraviglia. Quindi queste persone avranno uno strumento di crescita culturale, sociale, democratica, straordinaria. Non dimentichiamo però che Internet è una macchina il cui obiettivo è trasformare tutti noi in consumatori. Allora la vera domanda da porsi è: che linguaggio, che lingua si inventerà Internet per comunicare con costoro? E questa è la battaglia etica, no? E questo è il punto cruciale di tutta la storia. I primi segnali non sono buoni. Quello che sta succedendo è che la scelta del linguaggio è sostanzialmente sulla pornografia, perché è un linguaggio che si rivolge ai visceri, è un linguaggio facile da rappresentare e da capire, ed è un linguaggio che con l'etica e la morale non ha molto a che fare, però. Quindi questo è quello di cui io vorrei brevemente parlarvi. Di questa guerra etica che siamo chiamati a combattere e che può avere degli sbocchi straordinariamente belli, ma anche incredibilmente brutti. Da scienziato, io credo che la scienza debba giocare un ruolo importante in tutto questo, e gioca un ruolo importante perché sono almeno tre le grandi questioni a cui la scienza deve dare una risposta per aiutare questo processo di costruzione di una società globale. Perché voi lo vedete anche nella politica di tutti i giorni. Oggi la politica è basata sulla paura di due cose, il globale e il digitale. Ma sono due cose che sono irreversibili. Noi non potremo più vivere senza le nostre protesi digitali, noi non potremo più vivere in un mondo che non sia connesso col mondo, come è il mondo attuale, nel quale noi comunichiamo con qualsiasi posto del mondo e con qualsiasi altra persona come se fosse il nostro vicino di sedia. Quindi la scienza come può entrare in questo? Il primo grande problema, qui vi do solo un titolo ma poi ritornerò su questo, è quello dei big data. Noi in questa società super connessa in maniera elettronica produciamo una quantità di dati che non ha precedenti nella storia. Il secondo è l'intelligenza artificiale. Anche su questo ritornerò più a lungo dopo, perché l'intelligenza artificiale è una stenografia verbale per indicare un fenomeno che con l'intelligenza non ha tantissimo a che fare, ma che gioca però un ruolo sempre più importante. E devo dirvi che la scienza è molto vicina a sgretolare sempre di più il codice dell'intelligenza, e questo trasformerà lentamente l'intera società in maniera radicale, il modo col quale siamo organizzati, il mondo col quale prendiamo le decisioni e così via. Il terzo punto, e devo dire, mi commuove un po' sempre, io sono uno scienziato puro, se voi mi sentiste fare un seminario di quelli miei professionali, certamente non vedreste Immanuel Kant in fotografia. Il terzo punto è proprio un imperativo etico nel senso di Kant, perché quello che sta succedendo è esattamente quello che Kant scriveva.
il libero arbitrio è la sorgente di tutte le azioni razionali, ma trattarlo come fine soggettivo è negare la possibilità stessa della libertà. E questa sovrastruttura digitale che noi ci stiamo creando e che è uno strumento di grande qualità della vita, ma anche ci porrà di fronte a questa cosa. Allora fatemi riprendere questi tre punti uno alla volta. Big data. Quanto grandi sono questi big data? Io vi do due numeri. Il primo è quello che noi chiamiamo il tempo di raddoppio, che in quanto tempo nella nostra società viene generata, prodotta una quantità di dati pari a tutti quelli generati nella storia dell'umanità fino a quel momento. Cerco di essere meno astratto e più. Nel 2017 il tempo di raddoppio è stato di un anno, perché noi nel 2017 abbiamo prodotto tanti dati quanti in tutta la storia fino al 2016. Ma ora sta arrivando Internet delle cose. Nei famosi 10 anni che vi ho mostrato prima, probabilmente saranno 6 o 7, non 10, verranno messi in rete 150 miliardi di dispositivi. Di dispositivi elettronici, di sensori, di apparecchiature che monitorano qualche cosa. Dispositivi che saranno in rete fra di loro e con gli esseri umani. Banalmente il vostro frigorifero colloquierà col forno e col termosifone per ottimizzare il consumo dell'energia, ma ci saranno cose molto più importanti, per esempio le automobili che si guidano da sole saranno controllate da via satellite, dai sensori. Pensate, nel mio istituto noi addirittura stiamo collaborando con una grande società italiana produttrice di energie, perché il problema che loro ci stanno ponendo è: ma quando alla sera alle 5:30, 6, la gente esce dall'ufficio e va a casa, mi sai dire quanti andranno in palestra, quanti andranno a fare la spesa, quanti andranno davvero a casa? Perché quando arrivano a casa accendono la luce o attaccano il condizionatore d'aria o il termosifone. E noi saremo in grado di ottimizzare i consumi di energia se sapremo fare questo. La quantità di dati è incredibile. In quei famosi 7-10 anni di cui io vi sto parlando, questi 150 miliardi di dispositivi che, attenzione, sono 20 volte il numero di esseri umani sul pianeta, quindi non siamo più solo 7 miliardi connessi fra di loro, ma molti di più. Fra 6-7 anni il tempo di raddoppio sarà 12 ore. Cioè noi in mezza giornata produrremo tanti dati quanti ne sono stati prodotti nell'intera storia dell'umanità fino a quel momento. Se ci pensate un po', come gli americani dicono, mind blowing, fa esplodere la testa. In questo gioco dei big data l'intelligenza artificiale gioca un ruolo fondamentale, perché cosa fa l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale, di fronte a questa massa senza precedenti di dati, ci aiuta a estrarre valore dai dati. Questi dati hanno un enorme valore intrinseco. L'esempio che vi ho appena fatto, io so dove vanno le automobili perché le monitorano dall'alto, c'è il valore che mi permette di consumare meno energia. Anche perché non ci rendiamo mai conto, credo, o non ancora conto,
in questo processo di digitalizzazione l'energia è una variabile fondamentale. Voi sapete che se i paesi del mondo occidentale utilizzassero le criptovalute come moneta, i bitcoin, solo per gestire la valuta noi consumeremmo il 7% dell'energia che produciamo giornalmente, che è un numero enorme. Un'altra conseguenza di questo processo di cui vi sto parlando è che nel giro di pochi anni la crescita, che continua a essere molto forte, molto potente, della potenza, della velocità, ma soprattutto della potenza dei computer, farà sì che appunto entro il 2020 addirittura noi avremo computer che saranno in grado di svolgere gran parte del lavoro intellettuale degli uomini. E quindi questo processo innesca un transitorio nel quale si porranno gravi e seri problemi sociali. E di nuovo ritornerò su questo punto, ma immaginate cosa sta succedendo, è che il digitale andrà a toccare il lavoro e non più del lavoro manuale, ma quello intellettuale, quello che coinvolge la testa, no? Cioè, questo non è una cosa nuova. La tecnologia ha sempre giocato il ruolo di aumentare, di rendere più facile il lavoro, di renderlo più veloce, più efficiente, di aiutare l'uomo, ma a partire dalla punta di freccia di Selce dell'uomo di Neanderthal. Solo che oggi la tecnologia è arrivata al punto che ci può aiutare nel lavoro intellettuale. E questo metterà a rischio intere categorie di lavoratori. A rischio, dipende dal punto di vista, secondo me non è un rischio. E saranno, diciamo, il rischio è nel fatto che saranno colletti bianchi, non saranno lavoratori manuali. Si paventano molto i robot. I robot non tolgono lavoro, lo danno lavoro. Un robot genera lavoro, perché il robot va progettato, va manutenuto, va costruito. E in realtà ci sono proiezioni molto belle che fanno capire che il robot genererà più lavoro. Ci sono categorie professionali che verranno sorclassate. Per esempio, ve ne dico una che uno magari non ci pensa. I radiologi. Uno dice un medico è uno che ha una cultura. Oggi le macchine intelligenti analizzano raggi X, TAC, risonanze magnetiche, con enorme velocità, con maggiore efficienza di un occhio umano, di un bravo radiologo, perché vedono anche discontinuità submillimetriche, quindi cose che l'occhio umano non vede, e facendo diagnosi in tempi brevissimi. I bancari. Chi di voi, non lo dico, ma pensatelo fra di voi, non mi chiedo di alzare la mano. Chi di voi è andato recentemente in banca di persone? Ormai facciamo tutto via rete. Nella migliore ipotesi andiamo a un bancomat. Ci sono schiere di impiegati bancari la cui funzione viene fatta molto meglio da una macchina intelligente, nel senso che commette meno errori, è più veloce, eccetera. Tutta quella schiera di bancari che sono all'interfaccia fra il sistema banca e il cliente è naturalmente destinato a sparire. Io ho una suocera di 96 anni, è l'unica persona che conosco che va in banca tutte le settimane, ma perché va
dalla signorina che c'è al banco a raccontare i fatti miei, non perché ne abbia davvero bisogno. Quindi noi stiamo per vedere un impatto forte di questa rivoluzione che, attenzione, un impatto che deriva da due cose. Questa è una rivoluzione che da un lato è una rivoluzione culturale, profondissima. Io amo paragonarla all'invenzione della stampa a caratteri mobili di Gutenberg, perché sulla società farà esattamente lo stesso effetto. Ricordatevi cosa ha fatto l'invenzione di Gutenberg in termini di distribuzione del potere, di accesso alla conoscenza, di redenzione di classi sociali che a questa conoscenza avevano accesso soltanto in forma mediata, quindi si sono trovati improvvisamente in grado di leggere in prima persona, che so, i testi sacri invece di sentirlo raccontare dal sacerdote. E una rivoluzione che certo ci ha messo 500 anni a svilupparsi. Ora noi con il digitale le velocità e i tempi sono certamente molto minori, ma è una rivoluzione che ci ha fatto passare attraverso il Rinascimento, attraverso l'Illuminismo, fino ad arrivare alla rivoluzione industriale. E l'Illuminismo mi piace citarlo perché l'Illuminismo ci ha dato l'enciclopedia di Diderot e d'Alembert. Il digitale, ma questo fa parte della storia ancora della stampa di Gutenberg, il digitale ci ha dato Wikipedia. La differenza sta nel fatto che Wikipedia, il vero passaggio è nel numero di dati. Wikipedia noi ce lo portiamo in tasca. Noi accediamo a tutto lo scibile umano con le nostre protesi. Wikipedia ce lo portiamo dietro. E Wikipedia in cosa differisce dall'Alembert e Diderot, dall'enciclopedia? Ovviamente differisce per il fatto che contiene una quantità di informazione molto più grande, ma non è quello il punto. Il punto è che Wikipedia è democratico. Se voi entrate su Wikipedia, consultate una cosa e non siete d'accordo, voi potete correggere quella cosa. E poi è la rete che democraticamente, per quanto può essere democratica la rete, accetta o meno la vostra correzione. Vi ho detto, è una rivoluzione culturale, è anche una rivoluzione industriale. Guardate questo grafico che è molto interessante, perché io lo intitolo "La gran parte della storia dell'umanità è noiosa perché non succede nulla". Questa è la storia dell'umanità su un arco di 10.000 anni, quindi dall'8.000 avanti Cristo al 2.000 dopo Cristo, e riporta due curve. Io adesso non voglio annoiarvi con quei dettagli, ma c'è una curva grigia che è l'indice di sviluppo. L'indice di sviluppo è un indice che gli antropologi e i sociologi definiscono, che vi dicono la società quanto è sviluppata. L'altra, la linea sottile nera, è il numero di abitanti del pianeta. Vedete cosa capita? Qui tutto è praticamente piatto. Succede un primo fenomeno, in realtà non del tutto chiaro, fra il 1000 avanti Cristo e il 1000 dopo Cristo c'è un incremento della popolazione, probabilmente perché cominciano i grandi processi migratori, ma non succede praticamente nulla. Questo è il Rinascimento che crea un po' di oscillazioni. Il vero fatto rivoluzionario è l'invenzione della macchina a vapore di Watt. E vedete cosa capita. In parallelo, assolutamente in parallelo, perché la cosa importante di questo grafico
e che queste curve sono assolutamente parallele. E quelle due curve salgono nel giro di pochissimi anni, praticamente in verticale. Notate che lì dentro ci sono altre due rivoluzioni industriali di portata enorme, l'elettricità e l'elettronica. E ci sono due guerre mondiali. Ma non vedete la differenza. Dovete andare a scala logaritmica per vedere la differenza. Il digitale è il primo momento, e bisogna andare due volte in scala logaritmica per vederlo, è il primo momento nel quale la crescita dell'indice di sviluppo non corrisponde alla crescita della popolazione. E sono questi i fatti sui quali dobbiamo meditare. Vi ho già accennato alla questione lavoro. Io devo dire, nel 2016 fui molto colpito, io già riflettevo su queste cose, ma il presidente Obama fu invitato a vedere il primo prototipo di auto che si guida da sola e fece un bellissimo discorso, di cui se volete lì c'è un pezzo, ma non preoccupatevi di leggerlo, un bellissimo discorso nel quale sostanzialmente disse: ah, bella cosa questa dell'auto che si guida da sola, ma non dimenticatevi che 3-4 milioni di americani vivono e bene perché guidano dei veicoli, camionisti, taxisti, gli stessi lavoratori che commutano e vanno avanti e indietro da casa al lavoro guidando un veicolo. Allora, che succede? Beh, succede che questa è una rivoluzione. E la rivoluzione digitale, che è una delle più grandi conquiste del pensiero, è uno dei grandi momenti dello sviluppo della scienza, è un momento della crescita della scienza che addirittura ci ha portato a cambiare il paradigma fondamentale della scienza. La scienza è sempre stata riduzionista, no? Ha sempre cercato di studiare i fenomeni e questi fenomeni ridurli a leggi, a poche leggi. Addirittura i miei colleghi che si occupano di particelle elementari pensano a una teoria del tutto, una legge che descrive tutto quanto. Ma noi ci stiamo accorgendo che per i fenomeni sociali non è così. Non possiamo fare una teoria della società incatenando lo sviluppo sociale e le dinamiche in una legge. Sarebbe troppo facile e molto brutto. Solo Casaleggio ci crede. Però in questo fatto rivoluzionario in cui succederanno queste cose, e di nuovo la sfida è solo etica, è solo morale. Noi dobbiamo superare il transitorio, perché ci sarà un transitorio durissimo. Già ora ne vediamo i segni, no? Noi vediamo ora la generazione dei 50-60enni che non possiede lo strumento digitale, non lo domina, non lo controlla, che perdono il lavoro. Sono quelli che Papa Francesco I ha chiamato gli scartati. Noi stiamo vivendo un momento nel quale fette di società, e ripeto, di colletti bianchi, quindi di piccole borghesie, vengono scartati, vengono esclusi dai processi produttivi. Questo è uno spreco enorme, perché costoro hanno esperienza, hanno... pensate cosa sta facendo... stanno facendo le stampanti 3D rispetto agli artigiani. Allora, non bisogna assumere un atteggiamento oscurantista che dice no, questa tecnologia la butto via perché non mi dà lavoro. Bisogna assumere un atteggiamento che dice
bisogna cambiare il modello sociale. Noi dobbiamo cambiare il modello sociale e andare in una direzione in cui non ci preoccuperemo solo più della ridistribuzione della ricchezza, ma dobbiamo occuparci e preoccuparci della ridistribuzione del lavoro. Questo a me piacerebbe tanto vedere Carlo Marx ritornare sulla terra. Qui io ho aperto un piccolo inciso, perché quando io faccio queste conferenze, una domanda che mi viene posta spessissima, quindi ho deciso di anticiparla, è: ma in questo enorme articolato momento della nostra storia che vi ho descritto, sia pure concisamente, corriamo il rischio che robot, macchine di intelligenza artificiale prendano il potere, prendano decisioni al posto nostro, schiacciano l'umanità e la rendano schiava di tanti piccoli robottini che si girano tra di noi? La risposta è un no più grande che io posso dire. E allora voglio aprire un piccolo inciso. Uno, perché io, come diciamo nella mia funzione scientifica, nella mia ricerca, io mi occupo di cervello. Studio il cervello come sistema, non come lo studiano i biologi. Io non so come è fatto un neurone, lo so superficialmente, però mi occupo di un oggetto che ha 90 miliardi di neuroni e 100.000 miliardi di sinapsi, che sono degli interruttori molecolari che connettono i neuroni a questi fili attraverso i quali i segnali elettrici passano, e fili che sono lunghi 2 milioni di chilometri complessivamente. Noi ci portiamo in testa un sistema di nervi, filamenti nervosi, e 2 milioni di chilometri sono 6 volte il percorso fra la Terra e la Luna, no? Allora, questa macchina che fa cose che nessun computer sa fare. Io vi do una primizia scientifica. È stato dimostrato, voi sapete che il cervello fa funzioni di varia gerarchizzate, una scala di complessità sempre maggiore, no? Le funzioni più basse sono la memoria associativa e così via. Quando crescete, a un certo punto vi trovate l'estetica, l'etica, l'autocoscienza, che è la più complessa di tutte. Beh, il cervello sa fare queste cose usando 20 watt di potenza. Oggi un computer che sapesse fare almeno le due funzioni più basse di quelle che il cervello svolge, con le logiche dei computer che abbiamo oggi, cioè macchine di Turing, macchine di von Neumann, avrebbe bisogno di 20 terawatt, cioè 100 miliardi di volte in più. Questo vi fa capire la potenza incredibile del cervello. Io personalmente, fatemi fare questo piccolo inciso personale, ma credo sia importante, io mi occupo di quella che si chiama la mappa semantica del cervello, cioè con un gruppo di neuroscienziati dell'Università di Berkeley siamo riusciti a mappare, loro fanno gli esperimenti con la risonanza magnetica, siamo riusciti a mappare l'effetto di ogni singola parola sulla corteccia cerebrale. Abbiamo capito tutta una serie di cose importanti, ma questo richiederebbe un'altra conferenza. Però voglio darvi un numero. Sapete quanto è grande
lo spazio delle possibili configurazioni che un cervello, parlando puramente del livello semantico, che è molto banale, molto semplice, quella funzione per la quale il cervello attribuisce un nome, un'etichetta alle cose. Sapete quant'è la dimensione dello spazio delle cose che in linea di principio il cervello potrebbe fare con la sua struttura? È un numero che uno scienziato dice 10 alla 700, è un numero di 700 cifre. Cioè io dovrei ripetere la parola miliardi 80 volte, dirvi miliardi di miliardi di miliardi 80 volte per descrivervelo. Non ci sarà mai una macchina costruita dall'uomo in grado di fare questo. Quindi la partita è nelle nostre mani. Certo che se noi questo cervello lo mettiamo all'ammasso, allora non abbiamo speranze. Ma se lo facessimo funzionare in maniera sinergica e collettiva attraverso questa prodigiosa rete di connettività che la tecnologia ci ha creato, allora non ci sarebbe nessuno che riesce a batterci. Nell'universo ci sono 10 all'87 protoni. I protoni sono costituenti elementari della materia, hanno una proprietà che si chiama spin, che possono girare in un modo oppure nell'altro. Se voi quando gira in un modo dite 1 e quando gira nell'altro dite 0, potete immaginare un computer fatto con tutti i protoni dell'universo. Beh, non sarebbe sufficiente. Cioè il nostro cervello è molto più grande, molto di più. Quindi io, il messaggio più forte che vi do oggi è proprio questo. Non abbiate paura che vengano i robot a rubarci la nostra libertà. Certo, se noi stiamo seduti a aspettare che il robot ce la tolga quella libertà, allora vincono loro. Il cervello fa queste cose, e di nuovo vi do una primizia scientifica. È stato dimostrato anche da alcuni ragazzi dei miei collaboratori, noi siamo riusciti a dimostrare che il cervello svolge alcune funzioni che si dice in gergo sono non Turing computabili. Questa è un'espressione gergale che vuol dire che cosa? Tutti i computer che voi conoscete, che avete in mano, dal vostro cellulare al vostro laptop, al vostro computer in senso proprio, che usate per fare i conti, sono tutte realizzazioni fisiche, molto simili fra di loro, ma diciamo un po' come il pallottoliere, no? Sono pallottoliere, super pallottoglieri, che implementano la nostra conoscenza e teoria del calcolo. Noi abbiamo una teoria del calcolo che è un insieme di leggi dovute a questo grande matematico Alan Turing, grandissimo personaggio che vinse da solo la Seconda Guerra Mondiale, dico io, perché è quello che decifrò Enigma. E in cambio fu suicidato dal governo inglese. Se voi pensate a tutte le possibili cose che uno potrebbe calcolare, vi accorgete che l'universo delle cose che si può calcolare, immaginatelo come un grande spazio, dentro al quale c'è una bolla molto più piccola di quelle cose che una macchina di Turing sa calcolare. Noi oggi, grazie al lavoro di un grande logico che fu in realtà studente di dottorato di Turing, sappiamo a priori decidere se un'operazione di calcolo che facciamo è calcolabile con una macchina di Turing oppure no. Beh, la notizia che vi sto dando è che il cervello svolge delle funzioni che sono calcoli all'ultima istanza, che non sono Turing computabili. Questa è una notizia tremenda, perché io vi sto dicendo: dammi qualsiasi computer
il più potente o metti insieme tutti i computer più potenti che hai sulla faccia della Terra, ma quella cosa non la calcolerai mai. E non male come risultato. Allora, in questo quadro dove stiamo andando rispetto, per esempio, al lavoro, vi ho già parlato, ma guardate, qui io vi sto mostrando due diapositive, due figure, due grafici, nei quali si riportano il numero dei lavori, dei lavoratori, dei posti di lavoro negli Stati Uniti fra il 1980 grosso modo e il 2015, e voi vedete la fascia grigia e la grande crisi economica, ma vedete che anche prima della crisi economica il numero di posti di lavoro stava scendendo fortemente. Poi la crisi le fa scendere ancora di più, ma dopo rimane stabile. In parallelo, i profitti o l'output dei processi di produzione e in parallelo hanno questo andamento. Vedete che là i posti di lavoro decrescono e qui crescono. Poi certo, scusate, la produzione cresce. Certo, negli anni della crisi ha un crollo, ma dopo riprende a crescere. E qui l'intelligenza artificiale non c'entra nulla. Questo è un grafico che fra il 1955 e il 2015, quindi su un arco di 60 anni, riporta la linea azzurra, la produttività del sistema produttivo americano in, credo, miliardi di dollari, e in rosso il reddito familiare medio. Vedete che dopo l'inizio degli anni 90 la produttività continua a crescere, il reddito medio familiare rimane costante. E qui è ancora più interessante la cosa. Qui andiamo in Gran Bretagna fra il 1770 e il 1890, e questo vi dà sostanzialmente il PIL per lavoratore, la curva chiara, confrontata con gli stipendi, i salari. E vedete che le due curve sono sostanzialmente parallele. Ma se voi andate fra il 1895 e il 2015, qui c'è questo picco anomalo che sta a rappresentare la Seconda Guerra Mondiale, ma vedete che le due curve cominciano a divergere fortemente. Il contributo al PIL per lavoratore comincia a crescere fortemente, lo stipendio rimane invariato. Qui arriviamo al 2015, probabilmente saremmo... Naturalmente queste cose io ve le ho fatte vedere per dirvi l'intelligenza artificiale non c'entra molto. Dove l'intelligenza artificiale c'entra, io qui vi mando, diciamo, questa è una figurina che dovrebbe essere animata, io ne ho solo preso un esempio. Questo è un grafico nel quale, diciamo, in ascissa, cioè sulla linea, sull'asse orizzontale, è riportata la vulnerabilità, quanto un lavoro è vulnerabile. In ordinata, l'asse verticale è quanto questo lavoro è retribuito. E allora, diciamo, uno può andarsi
a divertire, a guardare i meglio pagati e meno vulnerabili sono i chirurghi e i medici. Poi ci sono i chief executive, ci sono i manager dei sistemi informatici e così via. E i più e meno pagati e più vulnerabili sono tutti quei lavori che o sono di bassa qualità oppure sono sostituibili con sistemi digitali. Allora voi potete divertirvi, andare in rete, trovate questa figurina, è dinamica e centrate. Quindi bisogna avere un atteggiamento molto aperto verso l'intelligenza artificiale, anche perché l'intelligenza artificiale non ha molto a che fare con l'intelligenza, ripeto. Il mio amico Dijkstra, che è uno dei più grandi informatici del mondo, disse qualche tempo fa, ma non tanto, disse: ma chiedersi se una macchina può essere intelligente è come chiedersi se un sottomarino sa nuotare. No? Cioè, quelle che noi chiamiamo macchine intelligenti non sono macchine pensanti. Sono macchine che fanno un lavoro che se lo facessimo noi dovremmo applicarci la testa, si dice, no? Colloquialmente. Impegniamo, però capite benissimo che è un lavoro nel quale uno, che so, somma infinite colonne di numeri o le moltiplica per qualcosa. Una macchina lo fa meglio, con meno errori, più velocemente. Con ciò non pensa. Questa? Sì. Probabilmente se la fotografa non vede le scritte, perché sono talmente piccole. Ancora una cosa. Quanto grandi sono i big data? Io ho cercato di darvi un'idea finora di quanto velocemente cresce la produzione di dati nella nostra società. Bene, pensate solo ai dati che noi produciamo attraverso sistemi di comunicazione, quindi cellulari, email, sms, reti sociali e così via. Il numero di byte è un carattere sostanzialmente. Il numero di byte che noi abbiamo generato nel 2017 equivale, non ve lo voglio dire con le solite potenze, ma 10 alla 21, ma ve lo dico come lo dico ai miei studenti. È come se noi, immaginate di prendere un bel libro grosso, Guerra e Pace, no? 1500 pagine, come se noi avessimo scritto Guerra e Pace 340 miliardi di volte. Noi stiamo, come dire, coprendo virtualmente il pianeta di byte a una velocità che è in crescita esponenziale, quindi fra un anno saranno 10 alla 23, che magari a voi non dice molto, ma a un fisico dice questo è il numero di Avogadro, cioè noi produciamo tanti byte quanto gli atomi in un pezzo macroscopico di materia, che è un numero sterminato. E quella è la nuova materia della quale dobbiamo imparare a gestire, che dobbiamo imparare a gestire. Professore, io sono terribilmente spiacente, ma bisogna arrivare piano piano. Io chiudo, sto effetti finendo. Allora, come dobbiamo comportarci rispetto ai big data? Beh, quello che noi facciamo, noi scienziati dei dati, noi scienziati dell'intelligenza artificiale, è che eseguiamo un processo molto semplice. Mi spiace perché qui il contrasto è povero. Noi partiamo da queste grandi masse di dati
e cerchiamo in queste masse di dati le correlazioni, i pattern di correlazione, cioè quelle stringhe di relazioni inferenziali che legano i dati uno all'altro, quello che si chiama informazione. Questo è un processo analitico, avete sicuramente sentito parlare di data analytics. Data analytics fa quello. Poi rifacciamo lo stesso processo a un livello più alto, perché se voi ripetete il processo partendo dall'informazione, arrivate alla conoscenza. La conoscenza è informazione aggregata, quindi andate a cercare i meccanismi di aggregazione che ci sono nelle informazioni su cui avete messo il dito. E infine cerchiamo di trasformare questa conoscenza. Questa conoscenza è la rappresentazione virtuale, perché nel vostro computer, del sistema di cui vi state occupando. Dato che è virtuale, voi potete permettervi di immaginare degli interventi e provare l'effetto di questi vostri interventi. Quindi questo diventa un incredibile strumento per chiunque debba prendere decisioni. E concludo facendo un esempio, se mi dai un minuto, non più di un minuto. Uno dei grandi, come dire, le storie di successo di questo mio istituto è che noi abbiamo costruito degli algoritmi predittivi che permettono di prevedere come si diffondono le malattie contagiose. Perché questo nostro mondo sta anche cambiando il modo con cui le malattie si propagano. No? Voi vi ricordate tutte l'aviaria? Beh, l'aviaria è una storia esemplare. L'aviaria nasce da una persona, una signora californiana allevatrice di polli, che va a Hong Kong a visitare un allevamento di polli. E lì si prende il virus, non lo sa naturalmente, ma si prende il virus. 2 giorni dopo sale su un aereo e torna a Los Angeles, quindi sta per 15 ore chiusa in un aereo con altre 500 persone. Allora, dovete sapere che negli aerei l'aria è filtrata, ma non al diametro di un virus, è troppo piccolo. Se filtraste al diametro di un virus, filtrereste l'aria, quindi non respirereste più. Arriva a Los Angeles, 300 persone su quell'aereo hanno preso il virus. E alcuni vanno su altri aerei, alcuni vanno a casa, abbracciano i bambini, il bambino sale sull'autobus che lo porta a scuola. Insomma, la faccio breve, se no Marco mi sgrida. L'aviaria ha fatto il giro del mondo in meno di 72 ore, in realtà in 56 ore. Se l'aviaria fosse stato un virus aggressivo come Ebola, avrebbe ammazzato più di metà della popolazione del mondo in 2 giorni. Allora, noi abbiamo fatto gli algoritmi predittivi, cioè avevamo le distribuzioni del numero di contagi nel tempo, 3 mesi prima che l'influenza scoppiasse. E abbiamo seguito questo percorso. Quindi una volta capito cosa sarebbe successo, e ci siamo chiesti, ma cosa bisogna fare? Per esempio, chiudiamo tutti gli aeroporti del mondo per evitare... Chiudere tutti gli aeroporti del mondo distruggerebbe l'economia del mondo in due giorni, ma avrebbe spostato il picco del numero dei contagi in avanti di un giorno, cioè 0, nessun effetto. E sapete qual è stato il fatto da noi, purtroppo, non dagli stati, qual è, sarebbe stato l'intervento più efficace? Sarebbe stato questo: se voi siete un paese che ha il vaccino, usate il 63% del vostro vaccino per vaccinare la gente del vostro paese. Il rimanente 27% lo usate per vaccinare le persone di paesi che non hanno il vaccino, ma coi quali voi avete delle relazioni.
Questo nostro algoritmo è stato adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e ora l'algoritmo ufficiale del WHO. E potrei farvi molti esempi, ma io credo posso fermarmi qui. Grazie mille. Naturalmente, se qualcuno ha qualche domanda nel mentre che prepariamo la postazione successiva, il professore è a vostra disposizione. Sì. Grazie. Posso fare? Avrei una domanda, professore. Cervello ad alta dipendenza digitale potrebbe spegnersi in vita? Anzi, il contrario. Noi abbiamo evidenza che nei bambini sotto i 4 anni, molto esposti a digitale, il quoziente di intelligenza è in crescita. Cioè l'esposizione al digitale non è cattiva di per sé. Infatti lei avrà visto, a me è capitato, se va a vedere una mostra di quadri in cui ci sono le cose sugli schermi, io ho visto bambini che andavano sullo schermo e con le dita cercavano di modificare la figura, però non erano touch screen e quindi erano frustratissime, avranno pensato. Praticamente 20 ore al giorno, non potrebbe... queste sono le patologie, certo, certo. Come patologie? Sì, 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 certo. Spegnerlo no, ma certamente indurre le patologie. Scusi, mi collego a questa domanda. Esistono però diverse tipologie di intelligenza. Esistono però diverse tipologie di intelligenza. Quindi in relazione all'intelligenza emotiva, quindi alla capacità di relazionarsi? Guardi, io devo dire, noi non abbiamo una definizione, la scienza non ha una definizione di intelligenza. Se lei mi chiede di dire cos'è l'intelligenza, io le posso dire che io credo che l'intelligenza sia sostanzialmente know-how. Noi siamo intelligenti perché, non solo perché produciamo pensieri o parole, questa è una cosa volatile, produciamo oggetti, produciamo relazioni umane, produciamo cose che hanno a che fare con quella che è la funzione più alta del nostro cervello. La funzione più alta del nostro cervello è l'autocoscienza, che è quella funzione per cui qualunque cosa lei faccia in qualsiasi istante la fa sapendo, uno, che esiste, due, che è lei che la sa. Allora, l'intelligenza io credo sia più legata a questo che non alle cose pratiche che riusciamo a costruire. Noi sappiamo di esistere, non è poco. Un computer non lo saprà mai, perché questa è una delle funzioni non Turing computabili. Sì, mi riferivo a un'altra cosa in realtà. Ho capito, cioè credo di aver capito quello che ha detto, però il discorso della sovraesposizione ai device vari, al digitale, può in qualche modo diminuire la nostra capacità relazionale? Perché questo è poi un po' il focus di cui si parla tanto. Ma senta, tanto io faccio i bagagli. Diciamo, non c'è dubbio che il digitale cambierà alcune funzioni importanti. Se lei mi chiede quanti amici hai, io faccio i miei conti e dico ma 15. Se lo chiede mio pronipote, lui senza battere ciglio le dice 15.000. È un concetto di amicizia diverso, chiaramente, però vuol dire che il sistema sta cambiando la definizione di alcuni nostri valori di fondo. Questa è una cosa che ha degli aspetti positivi e anche molti negativi. Le elezioni del presidente Trump, il nostro referendum costituzionale, anche in qualche misura buona le nostre elezioni politiche ultime,
sono state vinte dai bot. I bot, voi sapete cosa sono? I bot sono un software per il quale, intelligente, per il quale se su una rete sociale appare una cosa positiva, che dice che lei è un bravo cittadino perché si ferma sempre col semaforo rosso, il bot genera un numero N di messaggi negativi. Cosa tremenda è che non importa se veri o falsi. E per esempio nelle ultime elezioni politiche noi abbiamo verificato situazioni in cui a un singolo messaggio positivo ne venivano contrapposti fino a 160.000. Cioè la filosofia è soffocarlo, no? Ucciderlo, che è molto spiacevole, però qui tocchiamo un altro tipo di problematica, non c'è una legge. Sì, che poi la formazione dell'opinione, come capite bene. Altre due domande, poi andiamo via. Sì, dunque, apprezzato molto, come dire, l'impostazione positiva della sua esposizione, no? L'impostazione positiva della sua esposizione, che ha messo il punto sul fatto, l'accento sul fatto che c'è un problema nella fase di transizione, no? La fase di transizione è un problema. Io però ho una preoccupazione che mi viene suggerito da quel grafico che lei ha fatto vedere, tratto dal libro anche di McAfee e Brinkhoff, no? The Second Machine Age, il grafico dello sviluppo. Quel grafico dello sviluppo ci dice che la transizione sarà infinita, secondo me. E quindi non saremo mai in grado di uscire dalla fase di transizione e quindi dovremmo veramente spostarci di livello per risolvere il problema. Non lo so, io non credo perché la velocità di evoluzione del sistema digitale, del sistema rete, del sistema è incredibilmente alta. È una scala di tempi che con la scala di tempi dei processi umani non ha più nulla a che fare. Noi di questo abbiamo già pagato un prezzo alto. La grande crisi degli anni 2010-2012 è nata dal fatto che si è cominciato a fare transazioni di borsa affidandole a macchine intelligenti, ma non abbastanza intelligenti, perché oggi il tempo caratteristico, la scala di tempo delle transizioni di borsa è il millesimo di secondo. Non c'è mente umana che riesca a prendere una decisione razionale in un millesimo di secondo. Però se il computer non è abbastanza intelligente, lei sicuramente ha visto dei grafici della borsa, non sono curve continue, sono cose che vanno così. Lei si mette nella fase di salita, il suo millesimo di secondo casca in mezzo e dice cresce, quindi vendi, vendi, vendi. Se lei si trova vicino alla punta, crede di crescere e un millesimo di secondo dopo invece scende a picco. Cioè, io non so come sia l'intelligenza di un operatore di borsa, ma certamente l'uomo si basa su cose diverse nelle sue analisi, che però hanno scale di tempi diversi. Quindi queste sono tutte battaglie che noi dobbiamo combattere. Alcune sono molto importanti e già vinte. Per esempio sta diventando una realtà la medicina di precisione. Medicina di precisione è quella cosa per cui io faccio il suo profilo digitale, se lei me lo consente, partendo dal microscopico, dal genoma, seguendo tutta la sua storia clinica, le malattie che ha avuto, come è stato curato, mettendoci tutti gli esami che ha fatto, aggiungendo il suo stile di vita, cosa mangia, fa ginnastica, fa jogging, in quale città vive, ricca di smog, no? Che lavoro fa. Tutti questi dati fanno un profilo individuale medico della persona, sanitario. Oggi noi abbiamo un programma al quale anche il mio istituto ha contribuito, che si chiama Watson. Watson fu il fondatore di IBM, che è una macchina intelligente che ha letto e digerito 35 milioni di articoli scientifici in medicina. Allora l'idea è che se lei un giorno, speriamo di no, ha dei sintomi, ha mal di testa, starnutisce, eccetera,
entra in Watson con i suoi sintomi e il suo profilo digitale e le escono due o tre diagnosi precise al punto che nessun medico al mondo potrebbe farlo, no? Perché nessun medico al mondo ha letto 35 milioni di pubblicazioni. Allora, questa è una storia vincente. Sì, sarò velocissima. Da tutto questo si evince che saremo chiamati ad un grado di adattamento sia emotivo che cerebrale altissimo, come non mai. E l'essere umano, sappiamo, che sa adattarsi come null'altro, cioè siamo bravissimi ad adattarsi. È vero, è vero. Professore, lei crede che ce la faremo anche questa volta per avere un grado? Secondo me, però, la vera sfida è etica. Noi dobbiamo adattarci all'idea che profitto individuale non sono gli obiettivi verso i quali dobbiamo... Certo, il nostro cervello è molto elastico, è molto plastico, reagisce benissimo, ma non basta. Io ripeto, lo vedo... predicando, sono diventato una specie di predicatore di queste cose, ma è una sfida morale, è una sfida nella quale i valori che contano sono la solidarietà, la condivisione del modello. Le dico un'altra cosa, non per fare del terrorismo. Noi abbiamo parecchie sfide simili al digitale in corso. Una è il clima. Anche se a noi non pare, perché abbiamo sempre una percezione locale delle cose, anche quest'anno, in cui a noi è parso che il clima fosse più o meno normale, in realtà la temperatura è aumentata, è continuata a aumentare, perché è vero che da noi non è cresciuta molto, ma nell'Artico per esempio è diminuita di 30 gradi. Aumentata. Cioè, è vero, sarà passata da meno 50 a meno 20, però aumentata di 30 gradi. Allora, se questo trend continuasse fino al 2050, l'umanità sarebbe a rischio come specie. Beh, l'economia, ve lo riportiamo. L'invecchiamento. No, non demordete. Se continuerà a volerci bene, noi ve lo riportiamo volentieri. No, anche per rispetto nei confronti, naturalmente, degli altri speaker. Grazie, professore.